ognuno di noi, diciamo, ha portato delle idee, ispirandoci a piante e animali che avessero anche dei significati, come ad esempio la resilienza oppure l'adattamento ai luoghi più complicati. I nostri disegni sono ispirati al bucaneve e alla stella alpina. Il progetto l'abbiamo accolto con grande entusiasmo perché rende davvero protagonisti i ragazzi. Mi ha sorpreso la partecipazione, il loro coinvolgimento, il loro desiderio di esserci. Abbiamo deciso di rappresentare un animale che ricordava appunto la neve e l'inverno. E tra i vari animali visti ho pensato all'ermellino. È un animale agile che vive nelle Alpi e quando arriva la primavera cambia colore, da bianco a marrone. I valori delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi sono uguali, bisogna insegnare la lealtà, il rispetto delle regole. A lavorare in gruppo, se si imparano nello sport, poi te li porti per la vita. Dovevamo scegliere quale mascotte per noi era la migliore. La faccia è molto dolce. You are here as a professionist in your sector. Un personaggio che possa colpire tutti, in cui tutti ci possiamo identificare. Anche per noi a Sanremo c'è una possibilità di costruire qualcosa di più strutturato. Rappresenta noi, anche noi italiani.